Ciao ragazze, come state? Benvenute in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi andremo a fare giardinaggio insieme perché proprio ci sono delle bellissime giornate qui e quindi abbiamo pensato di sistemare un po' le piante esterne dopo ovviamente l'inverno. E qui andiamo a dare un po' di aria alla terra e a concimare il nostro piccolo alberello di limone. E poi andremo anche a piantare il basilico. Siamo spostate qui nella veranda che mi metto qui a pacciugare con la terra. Non so se mi vedete. C'è anche la piccola Daphne che sta facendo l'aiutante. Daphne, di ciao alle ragazze, no, io faccio la nanna. Ci fa un po' di compagnia. Allora, dato che sono belle giornate, volevo iniziare io. Durante l'inverno le piante le ho tenute qui nella veranda, proprio per l'inverno. Quindi, adesso che stanno iniziando le belle giornate, volevo iniziare a spostarle in esterno. E questo era il mio, questo che vedete, era il mio basilico. E da questa pianta che oramai è morta, volevo andarci a ripiantare dentro i semini che io. La pianta di basilico. Di basilico era andata a semina, io ho recuperato e ho messo in questo pezzettino di carta i semi del basilico e adesso per la prima volta vorrei andare a togliere la pianta vecchia che oramai è morta e volevo andarci a mettere i semini per vedere se riesco a fare delle altre piantine. Allora, la terra l'ho un po' zappata. Adesso ci vado a mettere un pochino di concime così a lenta cessione. Cerco di spargerlo per tutta la terra e lo interro leggermente nella terra così da concimarla. Ok, vado a prendere adesso i semini. Sono questi. Io ragazze ho come l'impressione che siano tanti per questo vaso, quindi penso che ne andrò a mettere così un po' sparsi. E questi che mi rimangono li metterò in un altro vaso. Una volta che ho sparso i semini,
simili per tutta la terra. Adesso la vado a ricoprire con un piccolo Mentre strato qui, di terra come sopra. vedete, ci siamo spostati nel mio cortile esterno e vado a rinvasare questa Sansevieria che io tenevo in veranda, che come vedete, mi sta facendo queste punte marroni che ha fatto durante l'inverno. E anzi, ragazzi, se sapete, per quale motivo ha fatto queste punte così più secche, ingiallite, fatemelo sapere sotto in un commento, così vado a rimediare. Però ho deciso di rinvasarla e di metterla in questi vasetti un po' più grandi, bianchi. E come sempre, svuoto, pulisco bene le radici, aggiungo la terra nuova. E vado a rinvasare tutto. Passo a questo vasetto più piccolo, a questo e ad un'altra fioriera che poi vedrete che avevo attaccata alla ringhiera del mio balcone, che queste sono in pratica delle talee di pothos che io avevo fatto dalla pianta madre. Quindi le avevo messe in acqua a radicare e poi le avevo spostate nel vasetto. Vado a cambiare la terra anche a queste. Queste qui che tenevo in inverno, queste piccole talee nel vasetto giallo, mi avevano dato una grande soddisfazione perché era il secondo esperimento che facevo, appunto cimentandomi in questo mondo delle talee, e avevano radicato benissimo e infatti hanno ancora le foglioline e stanno bene. Quindi mi avevano dato una grande soddisfazione. Mentre queste invece che avevano, che vedete nella fioriera, purtroppo sono andate a perdere tutte le foglie, ma io suppongo che sia stato perché tenendole io in esterno abbiano preso troppa acqua durante le piogge invernali e quindi perciò per evitare il marciume radicale, dato che le piantine erano ancora vive, ho deciso di toglierle dalla fioriera e di metterle nei vasetti. Per provare a salvarle. E adesso finisco di fare tutto, di sistemare tutto e vi faccio vedere il risultato finale.
Perché in questi giorni qui ha piovuto, quindi non ho potuto farvi vedere il risultato finale delle piantine, ma adesso c'è una bellissima giornata di sole e quindi vado a farvi vedere tutto il risultato finale, appunto. Allora ragazze, parto col farvi vedere la mia piantina di bonsai che io ho messo in questo coprivaso che è il Muscot di Ikea. E questa è rimasta così com'era perché l'abbiamo già rinvasata l'anno scorso e sta benissimo e sta facendo tutte delle piccole foglioline nuove. Questa è la sterlizia alla quale io sono andata nuovamente a cambiare il vaso per abbinarlo a quello del Pothos che avete visto nel video e come si può notare. Queste sono, ve le faccio vedere più nel dettaglio, le foglie che sono ingiallite e sono diventate così. Quindi fatemi sapere se queste foglie io le devo andare a tagliare, magari a questa altezza. Questo è un figlioletto che sta crescendo benissimo, quindi la pianta è viva, quindi nel caso fatemi sapere come mi devo comportare. Lì nello sfondo vedete una pianta che dopo vi farò vedere, che ce n'è una di questa che vedete qui. Ah, dobbiamo andare a... Dobbiamo andare anche a riverniciare i vasi, che vi farò vedere che ce n'è una qui e una dall'altro lato. E quindi, ripeto, questa, fatemi sapere come mi devo comportare per quanto riguarda questa pianta, se siete più esperte di me. E qui c'è Daphne, che sta facendo il tour delle piante con noi. Ci fa da cicerone, che a Daphne piace tantissimo mettersi qui al sole. Io solitamente gli metto la sua cuccetta e sta qui con le piantine al sole. Vero, Daphne? Sei bellissima? Poi c'è la mia piccola piantina di Pothos, come vi ho detto, questa è quella che stava nella fioriera ed ha perso tutte le foglie. E, siccome stava soffrendo, suppongo io, di marciume radicale, ho deciso di metterla in un vaso più piccolo con la terra ovviamente cambiata e più asciutta. Però non lo so se si riprenderà, quindi per ora sta qui, provando a vedere se appunto si riprende. Mentre questa è quella piccola che, come vedete, le foglie ce le ha e sta decisamente meglio. Quindi con la bellissima Daphne, queste sono le piantine che ho deciso di posizionare sulle scale. Dopodiché, ragazze, vi faccio vedere anche questa pianta che ne erano quattro in realtà e noi abbiamo deciso di dividerle e di metterle una qui e una all'altro angolo. E questa pianta, ragazze, io la chiamavo erroneamente banano, ma adesso ve la faccio vedere più nel dettaglio. Se sapete il nome di questa pianta, fatemelo sapere. Si dovrebbe, penso io, essere una Sterlizia Nicolai. Quindi questa era una pianta che era presente già in questa casa, quindi non è una pianta che ho acquistato io, per questo non ne conosco il nome. Però ragazze, se lo sapete, scrivetemelo giù nei commentini, così da poterne essere sicura pure io. E queste, ripeto, ne erano quattro, le abbiamo divise, erano tutti figli di una pianta madre, che era già presente in questa casa, qui nel cortile. Quindi noi sono cresciuti e li abbiamo divisi e ne abbiamo messi due di qua e due al lato opposto. E questo è il mio piccolo orgoglio, che sta facendo queste bellissime foglie nuove, come vedete qua, e anche delle foglioline più piccole qui sotto. Poi c'è il mio alberello di limone che qui con noi abbiamo preso l'anno scorso e sta facendo... Non so se si vedono. Sta facendo dei bellissimi fiorellini nuovi, però è una pianta che ha, come vedete dalle foglie, ha patito un po'
durante l'inverno, però adesso si sta riprendendo benissimo. Mentre qui, ragazzi, come vedete, è cresciuto tantissimo dei semini che aveva messo qualche mese fa il mio ragazzo, semini di prezzemolo, e adesso sta crescendo benissimo, è super rigoglioso. E qui invece è il vaso dove io ho piantato il basilico, che per adesso non è sbucato ancora niente, vedremo nel corso dei giorni. Volevo inoltre aggiungere, se avete delle piante da consigliarmi da mettere in esterno, fatemelo sapere anche questo sotto con un commento, e della fioriera che voi avete visto, che io tengo sul balcone, l'ho messa temporaneamente da parte perché vorrei andare a comprare dei piccoli fiorellini, anche se io sono più una da piante verdi e non una da piante fiorite. Quindi, però, mi stava venendo in mente l'idea di mettere o dei ciclamini, anche se so che adesso non è più periodo, oppure delle belle primule, perché essendo primavera un po' di fiori ci stanno. Quindi appena l'acquisterò vi farò vedere anche quale sarà stata la mia scelta. E qui io e la piccola Daphne vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Come vi ho detto, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commentini se avete qualsiasi consiglio, perché io è da quando sono in questa casa, quindi da circa un annetto, che mi sto approcciando, diciamo, al pollice verde e alle piante. Quindi se avete qualsiasi tipo di consiglio fatemelo sapere sotto nei commentini. Se sapete il nome di quel erroneamente che io chiamo banano, ma sicuramente non è un banano, quindi se sia una sterlizia o un altro tipo di pianta, se voi lo sapete fatemelo sapere sotto nei commenti, appunto. E spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se vi va, seguitemi su Instagram, mi trovate come Leonora Lo Iodice. E iscrivetevi al canale per seguire tutte le nostre avventure. E noi non vi resta che salutarvi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!